determinante anche quest'anno. Nel 2008 solamente due volte sono arrivati in corridoio in solitaria, vale a cancellare nel 2008, perché i centri rivali l'anno scorso, per il resto sempre volate, volate di strette e di corso e finito sempre di corridoio. Mattina a sinistra, ora si arriva nel gruppo, poi fanno molta velocità perché ci sono un fatto di dritto con due centri fino ad affrontare una tornante a destra. E lì si dialoga molto molto forte. Vediamo se qualcuno si attacca, perché anche se vai via tranquillo c'è problemi per tutti i professionisti. C'è uno che in seconda posizione sembra che voglia andare a prendere la testa, eccolo qua l'attacco. Prendersi anche 10-15 secondi si mette un secondo, perché c'è anche un passo da casa sua, non deve fare attenzione, quello che la strada la conosce bene mette in difficoltà anche le staffette, perché è una discesa così, c'è cioè quella staffetta lì davanti che lo disturba molto, gli sta andando addosso, capito? Però si deve togliere, ma non se ne accorge, è pericolosissimo, continuano ad accorgersi. Bonifazio è incredibile, quello che sta facendo Bonifazio, no? Disegnando delle curve perfette, molto bene anche la ripresa da qua, la conosce molto bene, però Bonifazio ha pennellato queste curve, guarda Giro arriva a fondo e prende anche 20 secondi e va in solitaria, una azione un po' azzardata per il giovane Ligure, ma se, bisogna usare, se dietro, certo lui la conosce la perfezione, la pennelli, poi in bicicletta lui, a volte si parla di Peter Sagan, delle impennate, Nicolò Bonifazio fa le stesse cose che fa Peter Sagan, solo che Nicolò Bonifazio magari uno non lo sa, eccolo qua, l'Aurelia.